Bentornati da M Tactical Shop. Io sono Red e quest'oggi parliamo di cinturoni. Non cinturoni a caso, ma un cinturone particolare. Se ci conoscete sapete già che parleremo di Templar Gear e in particolare del PT6. Un cinturone veramente molto interessante, benché sia un cinturino quasi. Ha delle differenze importantissime dal PT5, quello precedente, e un sacco di elementi che mi fanno dire che se giocati in urbano o anche in boschivo, e vedremo perché, è letteralmente il cinturone definitivo. Bando alle ciance, sigla e poi partiamo. Chi ci conosce da più tempo sa che siamo dei grandissimi fan di Templar's Gear, non solo perché hanno una qualità dei prodotti ottima e perché hanno dei prezzi estremamente accessibili, benché sia roba da arma vera, ma proprio perché non producono pensando al software, ma per chi questa roba la deve utilizzare, la deve mettere sotto uno stress vero, non come noi che giochiamo solamente il sabato o la domenica o facciamo ogni tanto delle partite da 24, 48, 36, 59 ore. Si parla quindi di gente che spara al poligono, si parla quindi di polizia, forze speciali, militari e chi ne ha ne metta. E anche per il prezzo, perché rispetto a marchi molto più blasonati, sempre da arma vera, vedi Cry Precision, vedi Ferro, vedi Blue Force Gear, i loro prezzi rimangono abbastanza intermedi e soprattutto pagate esclusivamente per la qualità. Non ci sono fronzoli, non ci sono quelle aggiunte inutili per noi che comunque giochiamo a soft air. In sostanza Templar è il perfetto punto d'incontro tra gioco a airsoft e mi piace roba vera. E però non voglio spendere un patrimonio. Non stiamo nemmeno citando Invader, Delta o altri produttori di repliche di buffetteria da software, perché sarebbero completamente surclassati da questo genere di prodotti. Vediamo perché. Come potete notare, questa cintura in particolare non è un cinturone, se no l'avrei chiamato cinturone, ovvero è un pochino più sottile, ha lo stesso, ovviamente, i passanti laser cut compatibili col sistema molle per andare ad attaccare tutti gli accessori e ovviamente deve essere utilizzata con una underbelt che dovete andare ovviamente a mettere in cintura. Questa è una underbelt, o tradotto in italiano sottocintura. Il suo scopo è semplicemente di metterla all'interno dei passanti e girarla intorno alla vita nei passanti dei pantaloni e poi dopo andare ad agganciare sopra di essa il cinturone, che ovviamente ha gli agganci velcro maschi incollati all'interno. La cintura è fatta nella parte esterna di velcro femmina e quindi questo si va ad agganciare su questo. Il vantaggio di avere questo sistema per andare ad agganciare il cinturone sopra di voi e non basarsi solamente sulla fibbia del cinturone per tenerlo stretto in vita è che ovviamente non vi cade, tende a rimanere molto più aderente al vostro corpo e l'estrazione e l'utilizzo di tutte le tasche su di esso sono nettamente migliori e c'è meno sballonzolamento generale. E cosa molto importante, ovviamente, essendo agganciato su tutta la forma della cintura, va a scaricare il peso in maniera uniforme, quindi non va a pesare solamente sui fianchi o sui lati. Tutto molto divertente, tutto molto interessante. Non abbiamo però capito, Red, perché ci stai parlando per l'ennesima volta di un cinturone, visto che l'hai già fatto in passato. La risposta è presto detta. Questa è la miglior tactical belt a rapporto qualità-prezzo, ovviamente secondo la nostra opinione, che potete prendere per giocare a soft air, non solo per i materiali, per la resistenza e il resto, ma per tutta una serie di features che abbiamo solamente accennato per adesso. Una cosa importante che dimentichiamo è che questi prodotti sono perfetti, come abbiamo già detto, anche per arma vera, il che significa che quei 300 professionisti che sono venuti da noi e hanno acquistato questo genere di modelli non solo sono rimasti contenti, ma hanno fatto da voucher per quello che ho appena finito di dire. Così, per ricordare che siamo anche tactical e non solo airsoft. Partiamo con i materiali. La parte esterna è fatta di laminato di cordura 500 denari, come siamo quasi sempre abituati quando si parla di roba vera, ovviamente. La parte interna, invece, che è in plastica rigida, a differenza del modello precedente, che era questo qui, è il mio attuale cinturone, quello leggero perlomeno, che è completamente in cordura, quindi non ha uno scheletro rigido che tiene la cintura un pochino più sostenuta. Questa invece ha proprio lo scheletro direttamente in curve, che è una mescola, è un composito di questa roba qui, che è sostanzialmente un miscuglio tra polimero e carbonio. Comunque, se ne volete sapere di più, vi lascio il link in descrizione per capire esattamente cosa loro intendono con curve. Vi basti sapere che non solo è estremamente rigido e fa sostanzialmente da scheletro alla cintura, perché poi dopo la cordura gli è stata fissata sopra, ed è stato ovviamente tagliato al laser per combaciare perfettamente con i passaggi del molle.
la parte in cordura è stata attaccata, fissata allo scheletro tramite doppie cuciture. Vuol dire che entrano da una parte, escono dall'altra e via così, in modo tale da non solo fissarla abbastanza saldamente allo scheletro, ma impedendo che nel tempo si vada a sfibrare o possa andare a sganciarsi in qualsivoglia maniera. Stessa cosa vale anche per gli attacchi velcro interni, che a parte per quelli adesivi che dovete andare voi ad attaccare come preferite, per poter personalizzare come questa si debba andare ad attaccare al vostro corpo anche a seconda della vostra dimensione, è cucito nello stesso identico modo nella parte interna, giusto di fianco al buckle, quindi alla fibbia per agganciare. Tra l'altro, cosa molto importante, è che il velcro è originale velcro, non hanno risparmiato nemmeno su questo. A differenza di altri modelli simili, non dobbiamo andare a inserire noi una inner belt, in questo caso è quella interna su cui andate ad attaccare il buckle, ovvero la fibbia. Qui è già predisposta esterna in polimero da 40 mm e a tre dita, quindi dovete sganciarla in questo modo con tre dita. Potete ovviamente andare a regolare quanto volete che questa sia larga o stretta in vita, in modo tale che la parte che non state utilizzando non vada in mezzo alle balle, non vi stia in mezzo alle balle. Ovviamente il buckle in plastica ha quelli più smanettoni, quelli più tactical di voi non piace, potete andarlo a sostituire senza problemi con qualunque altro tipo di fibbia da 40 mm, la Templar stessa vi fornisce quello Cobra adatto a questo tipo di cinturone, così siete sicuri che lo prendete corretto e giusto per montare su questo tipo di modello. Ovviamente è acquistabile separatamente, perché quello che vi danno insieme al cinturone di serie è questo qui. La Tactical Belt è ovviamente disponibile in Multicam, come avete visto fino adesso, in Black, in Ranger Green e in una miriade di altri colori e colorazioni. Cosa molto importante, tutti questi camouflage sono su licenza, quindi sono quelli originali e vengono pagati alla casa che detiene i diritti, quindi questo è Multicam originale, non come altri marchi che non li hanno di questo livello, però ve li fanno pagare come se lo fossero. Altra cosa molto importante sono ovviamente le taglie, perché a seconda di quanto vi piace mangiare dovrete utilizzarne una diversa. Ce ne sono 4, S, M, L e XL. Tenete poi conto che sono ulteriormente regolabili, come vi ho detto prima, grazie alle fettuccine in cordura che permettono di andare ad ampliare un minimo la distanza che c'è tra un lembo e l'altro. Ovviamente sul sito trovate tutte le misure di riferimento con la dimensione a seconda del tipo di taglia della cintura di quanto deve essere la vostra vita. Quindi prendete un bel metro da sarta, ve la misurate e siete sicuri di prendere il modello che calza a pennello per voi. Cosa che non ho detto prima e ho scoperto di recente, sempre tutto legato al mondo tattico, è che queste inner belt sono molto molto utili. Prima feature importante è che ovviamente la inner belt la potete andare a stringere quanto volete, perché non avete un limite. Fin tanto che il velcro maschio si può agganciare sul femmina, voi potete andarla a stringere fino a fare il giro. E un'altra cosa molto importante, che soprattutto per chi usa armi vere conosce e sa dare l'importanza, è che la potete utilizzare anche come tourniquet, il che è molto figo, e la stessa cosa non si può dire per molti altri sistemi. Io adesso lo sto facendo un po' alla carlona, però il fatto che possiate andarle a girare e abbia questo tipo di aggancio con l'anellino in plastica vi permette di utilizzarla anche in casi di emergenza in questo modo. Era essenziale dirlo? No. Era interessante? Sì. Tenendo conto che la maggior parte di voi non ne dovrà, per fortuna, mai usare una come tourniquet, vi basti sapere che sono non solo molto comode, al punto che Templar le vende anche a parte, proprio perché uno la può usare come cintura a sé, e che soprattutto non si allentano, perché, come già detto, il velcro è velcro originale e quindi rimane attaccato anche dopo svariati usi. Potete andare ad attaccare sulla parte esterna una quantità infinita di tasche, compatibili ovviamente con sistema molle. Qui sopra abbiamo una PT5, qui sotto una PT6. Potete notare che il numero di passanti è ovviamente maggiore sulla PT5 perché è molto più spessa, e qui siano leggermente meno, sostanzialmente due in meno. All'inizio avevo il timore che le tasche montate su questo sistema fossero un pochino più molle, tendessero a sballonzolare di più, proprio perché la cintura è più sottile. Vi assicuro che questo problema non c'è, anche con tasche completamente in cordura, quindi molto molle, perché se ovviamente agganciate con sistema molle corretto, non alla carlona come fanno molti di voi, queste vi rimangono belle bloccate. Mettendo outer belt su inner belt si vanno a stringere ulteriormente.
Ovviamente i risultati migliori li ottenete con tasche Templar o tasche comunque vere. Le migliori sono ovviamente le Templar perché sono pensate tra l'altro per il numero di passanti che ci sono su questa cintura, quindi trovate quello specchiato poi dopo anche sulla tasca che andate ad agganciare qui sopra, anche perché da qualche mese Templar sta facendo uscire delle tasche apposite che abbiano la parte della fettuccia sostanzialmente che si va ad agganciare al molle, fatte con lo stesso tipo di polimero presente all'interno della cintura, così proprio si sposano e combaciano alla perfezione. Ed è con questo maglione natalizio o quasi, quantomeno invernale, che partiamo con War Rage. Sono forse, penso, anzi, uno dei primi utilizzatori di Templar in Italia, questo perché ogni marchio che viene scelto poi in negozio viene prima ampiamente testato dai sottoscritti per proporvi qualcosa che vi lasci davvero contenti. Quindi ve ne posso parlare, ma non del PT6, io sono un utilizzatore di PT5 e PT4 perché il 6 non era ancora uscito quando io ho comprato il mio equipaggiamento Real. Ma ho avuto modo, configurandone anche diversi per dei professionisti, di studiarlo meglio e capire, anche a rapportata al 5, che cosa mi piacesse e che cosa no. Amo questa serie di cinturoni che si piazza tra il cinturone vero e proprio, immaginate un PLB, e invece la cintura tattica, ma non per forza cinturone, perché vi permette di mettere sopra sia le tasche da cintura vere e proprie, quelle che usa banalmente la polizia, le forze dell'ordine, sia le tasche con attacchi invece compatibili molle, quindi con qualcosa di più operativo. Io sul PT5 sono diventato scemo a mettere su la fondina rigida con passanti da cintura. La Black Hawk, la Omnivore, su questo monta magnificamente. Bellissima anche l'idea di poter cambiare la clip in un battibaleno e metterci qualcosa di un pochino più incazzato, tipo la Cobra. Ma se devo trovare un difetto, logicamente, perché in realtà un altro difetto che avevo pensato è il fatto che Templar lavori a mano. Templar fa le cose a mano, ok? Non è la fabbrica cinese, ok? Sono fatte a mano in Polonia. Quindi un cinturone non è mai uguale all'altro. Loro aggiungono una cucitura se vedono che serve piuttosto che toglierla. E hanno un controllo qualità eccezionale, ecco perché non me la sento di metterlo nei difetti. Anzi, forse è quasi un pregio. A voi la scelta, ma è la regolazione di questo cinturone. Cioè, loro vanno dato questi due velcrini antipolvere per chiudere l'avanzo della fettuccia di regolazione, che se siete giustissimi con la taglia potete andare a chiudere direttamente sul primo, forse l'ha messo a fuoco, spero di sì, sul primo passante molle che c'è nel cinturone, andate a chiudercelo sopra e lui sta pulito così. Ma se voi siete un po' più avvezzi al peccare di gola, dovete andarlo a chiudere sulla fettuccia stessa, facendo questo giochino qua. Ora, non è un problema, perché di fatto non ha problemi, però esteticamente chiudere la fettuccia qua sopra a me personalmente non piace, perché avere il velcro a contatto con il resto dell'equipaggiamento, tipo alla Combat, non mi fa piacere, perché banalmente i pantaloni spesso hanno del velcro nella parte... Ma è proprio una piccolezza, perché ho visto che quasi tutti fanno così, quindi anche Templar si adatta a questo. Per il resto, ragazzi, è un cinturone spettacolare, approvato da tantissimi operatori. Ci ho visto ultimamente che Templar sta avendo un'esplosione enorme nel campo del Real. Per citare qualcuno, posso citarli gli altri, ma sì. Ho visto, seguo Tactical Italy, stai guardando questo video, sei nel posto sbagliato, no scherzo, sei un grande, stimo molto quello che fai, e ho visto Tactical Italy che ha ripostato banalmente delle storie su Instagram con operatori, immagino polacchi, non... C'è polonesi. Polonesi, loro erano rigorosamente tutti Templar, e anche vederlo addosso banalmente ai professionisti che vediamo per strada tutti i giorni in Italia è una cosa diversa, vi fa apprezzare molto di più un prodotto e vi fa capire che non è una presa in giro, perché ci sono molti marchi purtroppo nel nostro settore che vi vengono spacciati da, come l'ha definiti tra l'altro uno vicino a Tactical Italy, i finti guru tactical, ok? Anche noi a modo nostro professionisti, ma in altro campo, che abbiamo comunque capacità di giudizio. Complimenti, è un prodotto che davvero convince, nonostante le fettuccine in un posto strano. Queste cinture sono fenomenali e le mie conclusioni finali saranno veramente molto gustose per tutti quelli di voi che si aspettavano che mi piacessero, perché ovviamente mi piacciono. Una cosa importante che ho cominciato a valutare è il peso della mia attrezzatura, e avere una cintura che pesa a malapena 150 grammi, ma sia allo stesso tempo resistente e fatta di ottimi materiali, è qualcosa che per me davvero non ha prezzo. Se poi aggiungiamo che rispetto ad altri competitors che fanno attrezzatura d'arma vera, che però vi costa un occhio della testa,
queste non solo non costano un occhio della testa, ma sono anche di ottime qualità, insomma, i pregi cominciano a non contarsi più sulle dita di una mano, il che non si può dire per molti altri marchi. L'altra cosa importante è la compatibilità anche con una fondina rigida, perché essendo così sottile potete andare ad infilare direttamente la fondina all'interno e non doverla agganciare sulla inner belt. Io continuo a preferire agganciarla sull'inner belt per il tipo di fondine che ho io, ognuno poi dopo ovviamente ha le sue preferenze. Mi collego così a una delle parti più importanti di queste cinture, ovvero la modularità, la possibilità di adattarle all'operatore, a seconda ovviamente dell'operatore che le utilizza. Potete andare ad adattarle quindi non solo al vostro fisico, ma anche al vostro stile di gioco, al tipo di attrezzatura, pistola, buffetteria che utilizzate e molto altro. Sostanzialmente ci fate quello che vi pare, perché lei ve lo permette. Non è sicuramente priva di criticità, ve ne ha già parlato War, io non ho intenzione di tornarci sopra. A mio avviso Templar continua ad essere uno dei marchi più interessanti sul panorama tattico ed è un peccato che in così pochi di voi la conoscano. Linea allo studio. Insomma ragazzi, sapete come funzionano queste cose, vi do il mio parere, trovate ovviamente il prodotto linkato in descrizione e vi ricordo che se volete tasche che combacino perfettamente con queste cinture, le trovate, non c'è neanche bisogno che ve lo dica, ovviamente da M Tactical Shop. Stiamo continuando a migliorare uno dei siti di attrezzatura tattica migliori di Italia, se non forse ne parleremo più avanti, dove potete ovviamente trovare non solo tutto quello che si adatta su questa cintura, ma anche un sacco di prodotti tattici che starebbero veramente molto bene qui sopra. Nel caso abbiate dubbi, domande, perplessità, potete contattarci sui nostri vari social o direttamente sul numero WhatsApp, perché siamo a vostra disposizione quasi 24/7. Forse alle 3 di notte non vi rispondiamo, ma la mattina dopo siamo lì. E vi ricordo anche di fare un salto dal mio canale privato, dove tratto sempre il tema tattico con una vena più comica. Io vi ringrazio di essere stati qui con noi in questo splendido sabato, vi auguro di giocare a Soft Air questo weekend e come al solito, stay hungry!